tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa bellissima e caldissima giacca che io ho deciso di chiamare giacca mosaico. Questo perché il filato che ho utilizzato è il bellissimo filato della Mondia linea mosaico, questo bel gomitolone peloso e con queste stranissime ma particolarissime sfumature. Vi dico già che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 120 metri ed è formato dal 50% microfibra PC, 25% alpaca fine, 15% microfibra PA, 10% lana vergine merino. Vi posso assicurare che è caldissimo, io lo adoro perché con questa giacchetta con sotto un maglioncino pesante, secondo me può essere usato anche in inverno, naturalmente non quando fa freddissimo o freddissimo, ma è perfetto per essere indossato anche con sotto un maglione bello pesante di quelli che si usano spesso un po' più larghi. Per poter realizzare questa giacchetta io ho utilizzato di questo colore, che è il colore numero 745, ho utilizzato 300 grammi lavorando con l'uncinetto il numero 5. Voglio farvi vedere gli altri colori disponibili e farvi anche vedere e sapere il quantitativo per le altre taglie. Vedete, questi sono gli altri colori. Me ne manca uno che è il grigio chiaro, in questo momento non ce l'ho qui, però è presente sul sito perché è disponibile. C'è anche questa tonalità dell'arancione. Ho questo che è una sorta di azzurro polvere, non so come definirlo. E poi abbiamo questo che ha una base verdina. E poi, come vedete, c'è anche il grigio chiaro. E con tutte queste bellissime sfumature, vi dico allora che per una taglia M vi occorrono almeno 400-450 grammi. Per una taglia L invece vi occorrono 550 grammi. Sto dicendo 150 grammi in più perché vi dico già che se la volete fare un po' più chiusa o un po' più lunga, avete bisogno comunque di un gomitolo in più. Quindi preferisco andare sull'abbondanza invece di dirvi solitamente 100 grammi. Questa volta vado sui 150 grammi. Ripeto, questo perché se la volete fare un po' più chiusa, quindi fare magari uno o due giri in più di bordino rispetto a me, che io di bordino ho fatto soltanto una come si dice, soltanto un giro. E poi se la volete anche un po' più lunga, vedete a me arriva sotto all'altezza fianchi, però se la volete fare anche un po' più lunga, quindi invece di una giacchetta trasformale in un cardigan, occorrono sempre quei grammi in più. Quindi per questo, se invece la volete fare identica a me, andate ad aumentare soltanto di 100 grammi ogni giacca. Per una taglia S, se volete farla un po' più chiusa, vi consiglio 350 grammi, perché dell'ultimo gomitolo a me ne è rimasto veramente pochissimo, tanto che non si potrebbe riuscire a fare un altro giro, quindi se la volete più chiusa vi occorre per forza 350 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, ok, non si vede bene perché è scura, però è semplicissima, sono 6 giri che vanno sempre ripetuti, i primi due uguali, gli altri 4 uguali, quindi niente di particolare, molto semplice, sono giri di ventagli, però un po' di 3 maglie o ventaglio con catenella, quindi veramente una lavorazione semplice, solo che se qui è forata, qui l'ha fatta meno forata perché ho lavorato solo giri di ventagli da 3 maglie alte. Vi ripeto ancora che è morbidissima, io veramente la adoro perché è calda, è morbida, è veramente una cosa bellissima. Non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo che fosse così calda e morbida, ma addosso sembra veramente di indossare qualcosa di leggerissimo e al tempo stesso comunque caldissimo. Un'altra cosa, io per poter chiudere il cardigan ho usato questo bottone che lo trovate disponibile anche sul sito. Se naturalmente ne volete di più, vi consiglio almeno di prendere sui 4-5 bottoni. Se invece volete abbottonarlo solo di poco e lasciarlo libero giù, allora prendete solo due bottoni, alzate un po' questo, ne mettete uno all'altezza sopra seno e uno all'altezza sotto seno per chiuderlo in maniera un po' diversa. Io invece ho optato solo per una ad altezza seno, quindi potete giostrare come volete, come preferite voi, andare a fare appunto la chiusura di questa giacchetta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia linea mosaico. Il colore che ho scelto io è questo fantastico colore, che è il 745. Ora, come potete vedere, il colore è molto scuro, quindi io il campione nel quale mostrarvi come andare a realizzare la lavorazione ve lo farò vedere su un altro filato. Laverò lo stesso con il numero 5, però vi do alcune cose. Prima di tutto, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, a cui poi
vanno aggiunte una catenella, quindi 4 più 1, che serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Io ho montato 112 catenelle più una, quindi in totale 113, proprio per avere l'inizio uguale alla fine. Per poterla Ora, per le taglie più grandi, naturalmente, visto che stiamo facendo una giacchetta, vi conviene misurarvi la larghezza fianchi o la larghezza seno, dipende da cosa avete più grande, e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella quella larghezza. Però mi raccomando, se siete tipo, faccio un esempio, 92 cm, fermatevi a 90, perché comunque quando andrete a lavorare il primo giro la lavorazione si allargherà, quindi cercate di fare meno catenelle, non in più, a meno che non la volete chiusa del tutto. Allora in quel caso va benissimo fare la stessa misura, se non anche qualche un centimetro, due centimetri in più. Detto ciò, quindi, diciamo che comunque per una taglia M io vi direi di aumentare di almeno 4 motivi, mentre per una taglia SL di andare a aumentare di almeno 8 motivi. Però ripeto, meglio se misurate la vostra circonferenza e montate le catenelle in modo da arrivare alla misura che dovete avere, ricordandovi che la lavorazione si ottiene su multiplo di 4 più 1. Un'altra cosa, per chi lavora la mia stessa taglia ma lavorerà con un filato diverso, anche se si lavora col 5, mi raccomando, misurate la lunghezza delle catenelle, della striscia di catenelle, perché come potete vedere questo filato è peloso, quindi la lavorazione viene più larga. Magari lavorate con un filato sempre che si lavora col 5, ma vi viene più stretta, quindi mi raccomando, anche se io ho montato 113 catenelle, siate sicure che avete la larghezza che vi occorre. Detto ciò, quindi, io ho montato le mie catenelle e possiamo andare a fare la nostra lavorazione. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Questo ventaglio lo ripeteremo per tutta la nostra il nostro giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Quindi ancora salto 3 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Quindi ripeto, questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Terminiamo il giro, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia alta. Se vi avanzano delle catenelle, c'è il solito trucchetto del sfilarle in questa maniera. Detto ciò, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nel ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, ventaglio successivo e di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, ancora archetto successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi bisogna fare questo per tutto il secondo giro. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta per terminare il secondo giro. Terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entriamo nell'archetto di una catenella del ventaglio e andiamo a fare 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3 e vado a fare questo per tutto il mio giro, quindi vado all'interno del ventaglio e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, ventaglio successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 e 3. Quindi, come vi ho detto, ripetiamo questo per tutto il terzo giro e andiamo a terminare sempre la lavorazione entrando nella terza catenella e facendo una maglia alta. Abbiamo terminato così il terzo giro. Il quarto e il quinto e il sesto sono uguali al terzo, quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle, vado nella seconda maglia alta e realizzo 3 maglie alte.
una, due, tre. Vado nel gruppo di maglie alte successive, di nuovo entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Ancora successivo, vado nella seconda maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. E ups, scusatemi, devo tirarmi un po' il filo. Termino anche il quarto giro facendo una maglia alta all'interno della terza catenella. Quindi il quinto e il sesto giro li facciamo uguali. Quindi andiamo a fare sempre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Saltiamo la prima, andiamo nella seconda maglia alta e facciamo 3 maglie alte. Quindi una, due, tre. Gruppo di maglie alte successive, entriamo sempre nella seconda, andiamo a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Di nuovo andiamo nella successiva seconda maglia alta e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Terminiamo sempre andando nella terza catenella e facendo una maglia alta. Quindi dobbiamo fare il sesto e ultimo giro. E quindi di nuovo 3 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta. 2, 3. Successivo di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Successiva ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. E come vi ho detto, terminiamo andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella. Quindi questi sono i 6 giri che vanno ripetuti. Io adesso vi faccio rivedere come rifare il primo. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo sempre nella seconda maglia alta e facciamo maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Gruppo successivo, di nuovo vado nella seconda maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Quindi, come avete potuto vedere, è veramente semplicissimo. Sono 6 giri, 2 uguali, gli altri 4 uguali, e andremo a lavorare così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Mi raccomando, io vi dirò quanti giri ho fatto io, però voi potete farla naturalmente anche più lunga. Dunque, io ho lavorato i miei 6 giri per 4 volte, quindi dal basso fino all'alto ho ripetuto i 6 giri per 4 volte. A questo punto per me come lunghezza cardigan va più che bene, quindi posso andare a mettere i marcatori per creare lo scalfo. Per mettere i marcatori sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte. Io ne ho un totale di 14 e ho diviso così: ne ho messi 6 davanti per ogni lato e 9 dietro. Allora, sono arrivata all'altezza dei marcatori, ho ripetuto i miei 6 giri per 4 volte, quindi 6 giri li ho ripetuti per 4 volte, e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte, ne ho un totale di 28 e ne ho messi in questa maniera: ne ho messi 6 davanti per lato, quindi 6, e dopo il sesto ho messo il marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte, e ne ho messo quindi 16 gruppi di 3 maglie alte dietro. Mi raccomando, taglia M o taglia L andate a mettere, naturalmente voi avete più maglie, più gruppi di 3 maglie alte, andate a metterne almeno un 8 per una taglia M, e mentre un 10 se non anche 11 per una taglia L, naturalmente a seconda se voi state facendo il cardigan più chiuso o meno. Detto ciò, quindi io adesso vado a lavorare
sempre i miei 6 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, solo che mi fermerò qui sulla lavorazione, quindi inizio a lavorare sempre le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, vado nella seconda delle 3 maglie alte e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta e quindi vado a lavorare così fino ad arrivare dove ho l'ultimo marcatore. E vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziare il successivo. Quindi vado a fare i miei, chiamiamoli, ventagli vuoti, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e vedete, sono già arrivata dove ho il marcatore e quindi vado a fare di nuovo il mio ventaglio sopra l'ultimo del mio gruppo di 3 maglie alte e vado a fare la maglia alta tra il gruppo di 3 maglie alte del davanti e quello dietro, quindi dove ho messo il marcatore. Mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente come stiamo lavorando fino adesso, quindi di nuovo andremo a fare una maglia alta e poi la lavorazione, quindi il secondo giro di ventagli aperti. Naturalmente quando andremo a lavorare l'altra parte del davanti lavoreremo allo stesso modo, e stessa cosa quando andremo a lavorare la parte dietro, si inizierà sempre qui dove abbiamo il marcatore con una maglia alta e si terminerà qui con dove abbiamo il marcatore con l'altra maglia alta. Io vi dirò adesso quante volte ho ripetuto il giro per arrivare alle spalle e poi vedremo come continuare il nostro cardigan. Allora, io ho ripetuto il motivo intero, quindi 6 giri, e poi sono andata a fare i primi 3 del secondo motivo. Quindi, ripeto, ho fatto 6 giri più altri 3 dei miei 6 del secondo motivo. Per una taglia M io direi che dovete andare a fare almeno 2 motivi, per una taglia L invece 2 motivi e 3 giri, anche se forse in realtà invece che 3 giri per una taglia M potreste fermarvi anche a 5 giri del secondo motivo, però calcolate sempre che io qui ho intorno ai 17 centimetri quando faccio delle giacche, quindi lo scalfo deve essere più largo, quindi diciamo che una taglia M deve andare almeno sui 20 centimetri, taglia L in diciamo anche 23-24 centimetri. A questo punto possiamo andare a fare la nostra manica. Naturalmente ho fatto la stessa cosa anche dietro e poi sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno. Per quanto riguarda la manica cambieremo punto, o meglio no, il punto è uguale, solo che andremo a fare sempre soli giri con gruppi di 3 maglie alte, quindi non faremo più quei due giri un po' più forati dove facevamo la maglia alta alternata una catenella, ma andiamo a fare solamente i giri delle 3 maglie alte, quindi un giro che va sempre ripetuto. Io inizio sempre dal sotto dello scalfo, quindi mi aggancio e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte e adesso vado a fare, salto la maglia alta, vado qui nel foro e di nuovo a fare le mie 3 maglie alte, salto la maglia alta orizzontale, intendo 2 e 3. Di nuovo salto la maglia orizzontale, vado nel forellino e vado a fare le mie 3 maglie alte, 2 e 3. Questa volta salto sia la maglia alta che il mio foro piccolo e vado nella maglia alta successiva, questo perché altrimenti la manica mi verrebbe troppo larga, quindi preferisco ogni tanto saltare un po' di più e andare poi a fare il mio gruppo di 3 maglie alte. Regolatevi anche voi in base che siate una taglia M o una taglia L o anche una taglia LS, ma volete la manica un po' più stretta rispetto allo scalfo, di andare a lavorare in questa maniera, in modo tale appunto da non avere i gruppi di maglie alte troppo vicine e quindi far venire la maglia alta troppo larga. Ancora adesso salto l'archetto piccolo, salto la maglia alta, vado nell'archetto piccolo, nel foro piccolo successivo. Quindi come vi ho detto cerco di non farlo troppo stretto né troppo largo. Questa volta di nuovo vado invece dove ho il mio foro successivo e vado a fare il mio gruppo di 3 maglie alte. Bene, io continuo ad andare così per tutto il giro, vi dirò alla fine quanti gruppi di 3 maglie alte ho e poi vi farò vedere il giro successivo, che è il giro che andremo sempre a ripetere.
Ok, sto terminando il giro. Alla fine ho fatto 12 ventagli di 3 maglie alte, quindi vado dove ho la terza catenella, che equivaleva alla mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima. Questo è il giro che andremo sempre a ripetere, con una maglia bassissima importo dove ho la seconda del gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Quindi vado nel ventaglio successivo sempre nella seconda maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte. Continuo quindi a lavorare sempre in questa maniera fino ad arrivare alla lunghezza della manica. Naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro per arrivare alla lunghezza che mi occorre. Ok, allora ho ripetuto il giro per un totale di 29 volte, quindi ripeto, ho ripetuto il giro di gruppi di 3 maglie alte per 29 volte e come lunghezza manica per me è perfetta. Un'altra cosa che sono andata a fare alla fine è un piccolo bordino intorno a tutta l'apertura, quindi partendo dal basso, qui in alto, e poi discendendo da quest'altro lato. Il bordino che ho fatto è semplicissimo, come intorno agli scalfi ho fatto un semplice giro di gruppi di 3 maglie alte alternandoli in questa maniera. Sono entrata nell'angolo, poi sono andata, ho saltato una maglia alta orizzontale e un foro piccolo e sono andata nella maglia alta orizzontale successiva, ho saltato il forellino piccolo e la maglia orizzontale e sono andata nel forellino, ho saltato la maglia alta e il forellino e sono andata nella maglia alta successiva. Quindi diciamo che ho sempre saltato un forellino e una maglia alta orizzontale, poi sono andata a fare il mio i miei gruppi di 3 maglie alte, quindi una volta viene fatto nel forellino, la volta successiva nella maglia alta orizzontale. Ricordatevi solo di saltare sempre una maglia alta orizzontale e un forellino. Successivamente quindi salterete il forellino e la maglia alta orizzontale. Quando invece vi trovate dietro qui al cardigan, scusatemi, qui invece andiamo a lavorare come abbiamo lavorato la parte dietro, quindi vedete io qui avevo i gruppi di 3 maglie alte e quindi sono andata a lavorare le mie 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta del gruppo precedente, mentre poi qui sono tornata a lavorare come dall'altra parte, quindi una maglia ho saltato una maglia alta orizzontale e un forellino e sono andata a fare la mia lavorazione e infine sono andata a mettere un bottone che trovate anche disponibile sul sito, questo qui nero, per poter chiudere il mio cardigan. Detto ciò, quindi il cardigan è terminato.